Living the dream. Xiaomi, dopo aver presentato i suoi nuovi dispositivi top di gamma, parlo di Mi Note 2 e Mi Mix, ha presentato anche il suo nuovo entry level, parlo del Redmi 4, che quest'oggi testiamo nella variante Prime, un nuovo processore Snapdragon 625, una batteria da 4000 mAh, ma come si sarà comportato scopriamolo subito all'interno della nostra recensione. Into the night, out of the dark, take to the sky, chasing the stars, all that we said. Il box di vendita è in linea con quello degli ultimi device presentati dalla casa asiatica, è di colore bianco con un gran numero 4 che occupa tutta la zona frontale. Ad ogni modo troviamo la tipica scarna dotazione di Xiaomi, ossia Xiaomi Redmi 4 Prime, caricatore da parete con presa cinese di uscita 5V 2A, cavo USB, micro USB, manuali di istruzioni rapide in cinese e spilletta per la rimozione SIM. Xiaomi Redmi 4 Prime è caratterizzato da una scocca unibody in metallo e a dir la verità è veramente molto ben realizzato, oltre che solido e robusto, sensazione che riesce a trasmettere sin dai primi momenti che lo si impugna. Personalmente non ho mai apprezzato molto il design della serie Redmi, ma questo Redmi 4 Prime mi è piaciuto veramente tanto, molto elegante nelle linee, riprese dal suo fratello maggiore Note, che complici le dimensioni più compatte lo rendono molto più aggraziato. Lungo la parte posteriore superiormente è presente una sola banda orizzontale in policarbonato egregiamente raccordata alla scocca per garantire una ricezione migliore al dispositivo. È gradevole ed elegante inoltre la leggera fresatura lungo i bordi perimetrali dello Xiaomi Redmi 4 Prime, che risulta ancora più evidente ai quattro spigoli più stondati. Nonostante sia molto compatto, non è un peso piuma, sono 156 grammi dove si ferma l'ago della bilancia. I pro sono che si ha la sensazione reale di trovarsi ad avere a che fare con un oggetto solido, il contro è che device di varie dimensioni spesso sono più leggeri e maneggevoli. Ottime anche le rifiniture del sensore biometrico, veloce e sempre corretto nel rilevamento dell'impronta, e quella della fotocamera, il cui flash dual LED dual tone è posizionato alla sinistra del sensore. Sul lato sinistro dello Xiaomi Redmi 4 Prime troviamo lo speaker di sistema, il microfono principale e il connettore micro USB per la ricarica. Sul lato sinistro poi è stato inserito lo slot dual SIM in grado di ospitare una scheda nano ed una micro, oppure una SIM ed una micro SD per espandere la memoria. Il lato destro poi ospita il tasto power ed il bilanciere del volume. In alto troviamo il secondo microfono per la riduzione dei rumori ambientali, il sensore infrarossi e l'ingresso mini jack per le cuffie. Frontalmente infine il device presenta in alto la capsula auricolare, il LED di notifica RGB personalizzabile, i sensori di luminosità e prossimità, oltre che la fotocamera anteriore da 5 megapixel. In basso invece sono presenti i tre tasti home, back e multitasking ben visibili ma purtroppo non retroilluminati. Veramente molto convincente di questo Xiaomi Redmi 4 Prime è il display. Testato in diverse condizioni, il pannello 5 pollici Full HD 1920x1080 pixel di matrice IPS LCD riesce a regalare soddisfazioni praticamente in ogni contesto. Con una densità di pixel pari a ben 441 ppi, il display di Redmi 4 Prime possiede una fedeltà cromatica davvero impeccabile, oltre a godere di una buona luminosità e di una veloce regolazione automatica alle condizioni di luce in cui si trova. Non mancano, come di consueto, i menu delle impostazioni del display nei quali si possono modificare i parametri come la temperatura e il colore, oltre che l'utilizzo della modalità lettura. Xiaomi Redmi 4 Prime, ossia la variante in nostro possesso, è mosso da un SoC Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core con architettura a 64 bit, dotato di 8 core Cortex A53 cloccati a un massimo di 2 GHz. La novità di questo SoC risiede nel processo produttivo realizzato a 14 nanometri, che dovrebbe garantire una migliore gestione energetica a fronte comunque di buone performance. Presenti 3 GB di memoria RAM LPDDR3 a 933 MHz e 32 GB di memoria interna espandibile tramite micro SD fino a 128 GB. Tuttavia, gira bene nelle operazioni quotidiane, così come nel multitasking spinto o anche nel gaming, dove non mostra alcun segno di cedimento o difficoltà. Ottima la GPU Adreno 506 a 650 MHz, la quale garantisce un buon frame rate durante le sessioni di gaming, senza che ne risentano le temperature massime durante l'utilizzo. Nessun problema di rilievo durante la navigazione web, il Redmi 4 Prime è rapido nei caricamenti e fluido nell'interazione con i contenuti web. Come di consueto per la maggior parte dei device provenienti dalla Cina e non importati ufficialmente, consigliamo di adottare Google Chrome per la navigazione web. Tutto sommato buona la scelta di posizionare l'altoparlante di sistema lungo il bordo inferiore dello smartphone. La qualità purtroppo non è eccelsa, non tanto per il volume massimo di riproduzione, quanto per la tonalità particolarmente metallica che tende a distorcere con l'aumento del volume.
di gran lunga superiore la situazione in cuffia, dove l'audio è corposo, ben bilanciato ed è presente la possibilità di configurare l'equalizzazione secondo i propri gusti personali o attraverso alcuni preset disponibili di default. Come anticipato nel test di registrazione video in Full HD a 30 fps, non sono riuscito a reperire informazioni in merito al produttore del sensore di entrambe le fotocamere di questo Redmi 4 Prime. Ad ogni modo, posteriormente è presente un sensore da 13 megapixel con apertura f2.2, messa a fuoco PDAF e doppio flash LED dual tone. In condizioni di buona luminosità e durante le fasi diurne, gli scatti sono soddisfacenti, considerata soprattutto la fascia di prezzo nella quale il device si colloca. Gli scatti sono assolutamente accettabili per un utilizzo social. Un limite ovviamente dato dall'apertura non particolarmente ampia del sensore stesso. In notturna o comunque al calar della luce va scemando anche la qualità delle fotografie, che sfiorano solamente la sufficienza, dal momento che è presente non poco rumore, oltre che colori leggermente sfalsati. Buono il lavoro del flash potente che con inquadrature di oggetti o persone ravvicinati garantisce tutto sommato una discreta qualità nel risultato finale. Non è presente la modalità HDR auto e risulta piuttosto scarna la modalità manuale, dove è possibile settare solo gli ISO e il bilanciamento del bianco. La camera anteriore invece è un'unità da 5 megapixel, anch'essa con apertura f2.2, la quale riesce a scattare delle fotografie accettabili, ma nulla di più. Per quanto riguarda l'autonomia all'interno di questo Redmi 4 Prime, troviamo una batteria integrata non rimovibile da ben 4000 mAh, che complice lo Snapdragon 625, processore costruito con processo produttivo a 14 nanometri, assolutamente poco energivoro, abbiamo avuto dei risultati veramente degni di nota. Infatti sono riuscito a coprire ben 9 ore di schermo attivo e un giorno e 18 ore di standby, senza utilizzare alcun tipo di risparmio energetico per quanto riguarda le impostazioni della batteria. Redmi 4 Prime presenta il supporto in dual SIM di tipo standby con supporto al 4G grazie al modem LTE Cat 4 e al voiceover LTE. Al di là dell'assenza della banda 20 non abbiamo riscontrato nessun problema nella connessione dati 4G LTE con cambi di cella rapidi senza alcun tipo di incertezza. Nessun problema anche nella ricezione Wi-Fi accompagnata dalla connettività Bluetooth 4.2 e GPS a GPS GLONASS per la navigazione satellitare ben reattiva. Presente inoltre sia il sensore infrarossi quanto la radio FM. A bordo di questo Redmi 4 Prime troviamo Android Marshmallow, accompagnato dalla nuova interfaccia di Xiaomi, ossia la MIUI 8. Tuttavia nell'utilizzo quotidiano questo Redmi 4 Prime è fluido e reattivo, esente da bug e appuntamenti, segno di una buona ottimizzazione. Presenti le funzioni Second Space, capace di separare lo spazio a disposizione nel proprio device come se avessimo due smartphone in uno, utile ad esempio per separare la sfera privata da quella lavorativa, il Light Mode che permette di rendere l'interfaccia della MIUI semplificata al massimo e Dual Apps, utile per poter impostare più account di cui app di messaggistica istantanea come ad esempio WhatsApp. Infine troviamo un ricco menu batteri e performance molto completo, grazie al quale si potranno gestire al meglio il consumo energetico e anche le app in background dalle quali si desidera ricevere le notifiche. Insomma, se cercate un dispositivo compatto, ben realizzato, dalle buone prestazioni generali e soprattutto dalla grande autonomia, questo Xiaomi Redmi 4 Prime fa veramente al caso vostro. Lo trovate nei vari store online ad una cifra che si aggira intorno ai 150 euro e vale tutti i soldi che costa. In descrizione vi lascio il link all'articolo completo della recensione di Xiaomi Redmi 4 Prime e tutti i link per seguirci sui nostri vari social. Per il momento è tutto, un saluto da Roberto come al solito per jitschina.it.